Senatrice, una campagna elettorale breve, non per il PD che ha fatto le primarie, soprattutto una campagna però difficile a contatto con la gente che è molto sfiduciata, c'è molta sfiducia rispetto agli anni passati, è aumentata e poi c'è il fenomeno Grillo che come dire, catalizza tutto questo malcontento. Oggi noi abbiamo scelto di fare una campagna elettorale, come dico io, in immersione, quindi non dalle TV come la stanno facendo tutti, appaiono solo i leader, ma davvero battendo la Puglia palmo a palmo, incontrando il maggior numero di persone possibile, non soltanto con iniziative pubbliche come queste, ma anche nelle fabbriche, col sindacato e con le associazioni e nei mercati e nelle scuole, cioè ovunque sia possibile ragionare con i cittadini di quello che può essere il futuro dell'Italia. Sì, certo, c'è moltissima sofferenza in giro, perché poi la sfiducia nasce anche dalla sofferenza, dalla delusione, dal fatto che la gente sta peggio di come stava prima e di conseguenza, come dire, non vede futuro e ha anche paura. Ma io credo che la risposta ribellistica e populistica di Grillo sia quella sbagliata. E lo dico. Spesso faccio una domanda ai miei interlocutori, gli dico: ma lei lo sa chi è il candidato di Grillo? Non lo sa nessuno chi sono i candidati di Grillo. E quindi nessuno sa che storia personale, politica hanno, che impegni assumono con gli elettori, come faranno poi a chiamarli a rendere conto nel momento in cui verranno eletti. Io credo che questo sia un tema essenziale, perché in questo momento ciò che occorre fare per battere la sfiducia è riannodare un rapporto di responsabilità degli eletti nei confronti degli elettori. E credo che questa sia la chiave giusta per rimettere in moto anche il Paese. Vendola ieri ha detto una campagna elettorale incentrata sul gossip, ma poi forse anche una campagna elettorale in cui si sono fatte molte promesse difficili, se non impossibili. Vabbè, si è promesso di tutto, 4 milioni di posti di lavoro, ancora aspettiamo il milione di 10 anni fa. Grillo ha promesso ai disoccupati 1.000 euro al mese per 3 anni, siccome non spiega dove prende i soldi, non si capisce neanche perché solo 1.000 e non 2.000 piuttosto che 3.000. In una giornata sola tra Berlusconi e Monti hanno eliminato 43 miliardi di tasse, insomma siamo seri, la situazione è seria e la gente non può essere presa in Qual è giro. la risposta concreta che si può dare al problema delle imprese che chiudono e che devono pagare tasse troppo alte anche sul costo del lavoro? E qual è la risposta che diamo per il lavoro e per i diritti, magari, per garantirli in questo momento È difficile? il nostro primo punto, come lei sa, quello del lavoro. Ovviamente, certo, noi vogliamo lavoro buono, quindi lavoro a tempo indeterminato come forma principale. Proponiamo di fare costare molto di più al datore di lavoro il lavoro precario. Precario. Questo significa che lo sfruttamento del lavoro precario dovrebbe finire, ma dobbiamo aiutare anche le imprese. E quindi certamente gli sgravi fiscali, il credito d'imposta, in particolare nel Mezzogiorno, per chi assume ragazzi e ragazze, per chi investe nell'innovazione e nella ricerca. Dopodiché dobbiamo fare costare meno il lavoro, l'aveva già fatto Prodi, si ricorda, quindi non spariamo promesse da campagna elettorale, l'abbiamo già fatto. Abbassare il costo del lavoro significa che l'imprenditore avrà più convenienza a tenere un dipendente e il dipendente avrà qualche lira in più. E poi bisogna mobilizzare tutta una serie di risorse. La prima, la pubblica amministrazione deve pagare i propri debiti, sono circa 70 miliardi e questa è la prima delle questioni. Secondo, il patto di stabilità dei comuni deve essere rotto per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo già un'apertura nell'Unione Europea su questo, importante da parte del commissario economico Rehn. Questo significa mettere in moto quella economia locale, l'impresa locale che è così importante ai fini dell'occupazione. E poi proponiamo che tutti gli appalti vedano un 30% di quota destinata all'impresa locale. Anche questo credo che sia Senta, Bersani mi ha interessante. detto che forse si potrebbe ritoccare la Biagi Maroni, ma in che Sì. modo? In che modo la ritoccherete? Cioè, dal punto di vista, della contrattazione, cioè, abbiamo tante forme di contratti che creano confusione e che vengono usati dai furbi, dagli imprenditori furbi, per creare in fondo un esercito di precari. Allora, un primo passo è stato fatto già con la legge Fornero, bisogna ridurre queste forme, sono circa 47 tipi di contratto che ovviamente vengono adoperate, come diceva lei, per sfruttare il lavoro anche per assecondare le esigenze di flessibilità produttiva, ma quello va bene, ma non certo per sfruttare il lavoro.
e, come le dicevo prima, farle costare di più, così che vengano utilizzate solo quando l'impresa non ne può fare. Qui siete in sintonia con Vendola a meno. Su questo, siamo in sintonia con Vendola. Sì, siamo in sintonia con Vendola su questo intervento, così come siamo in sintonia con Vendola su un altro principio che abbiamo già introdotto nella Fornero, ma che ovviamente la Fornero è appena abbozzato, e cioè che anche chi fa lavoro precario deve avere alcuni diritti universali, a cominciare dal diritto alla maternità, deve avere una specie di cassa integrazione, un sostegno al reddito tra un lavoro e l'altro, e ci vogliono agenzie per l'impiego che funzionino per davvero, per formare e riallocare la forza lavoro. C'è una strategia complessiva, ovviamente, liberare più risorse, rendere più facile l'assunzione e dall'altra parte però riempire il lavoro, cioè rendere il lavoro buono, con il corredo dei diritti che gli spetta. In chiusura, perché la devo lasciare al pubblico di Alessio, vorrei capire, siccome si parla, e ormai è diventato un tormentone anche di questo, della, in caso di vittoria, di questa possibile alleanza con Monti, nel caso di pareggio al Senato, vogliamo chiarire, dire una volta per tutte come stanno le cose. Cioè, nella vostra situazione si potrebbe poi riparlarne con Monti, o sarebbe un tradimento dell'elettorato che vi vota? Guardi, noi abbiamo sempre parlato della possibilità di un'alleanza tra progressisti e moderati per cambiare fino in fondo il Paese, rendendoci conto che, siccome è un Paese che ha bisogno di trasformazioni profonde, più larga è la platea sociale e l'appoggio politico a un cambiamento così profondo, meglio è. Il Presidente Monti fa lo schizzinoso e dice mai con... Non sarebbe incoerente, perché l'avete supportato, però Vendola non la pensa allo stesso modo, insomma, sarebbe difficile conciliare. Le sto dicendo proprio questo: noi non pensiamo ad una alleanza stabile, noi pensiamo di vincere alla Camera e al Senato. Sappiamo che nel momento in cui bisognerà introdurre trasformazioni profonde nel Paese, bisognerà farlo col più largo e ampio consenso di forze, se vogliamo davvero cambiarlo questo Paese. Mi pare che sia il Presidente Monti a fare lo schizzinoso e a dire mai con l'alleanza Bersani-Sel, io voglio le larghe intese, c'è la grande coalizione. No grazie, non siamo disponibili. Grazie senatrice.